Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Botta e risposta tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, sui presunti contatti tra leghisti e diplomatici e politici russi prima della caduta del governo Draghi. Per il ministro l'articolo sulla stampa fa il paio con l'endorsement del ministro russo Razov alla bozza di risoluzione presentata dal partito di Conte. Il leader M5S, corbellerie. Dietro alla caduta del governo Draghi potrebbero esserci state influenze e pressioni russe, con l'impronta di Putin. Così racconta un articolo pubblicato dalla stampa, che cita presunti documenti di intelligence, sostenendo che tra il 27 e il 28 maggio, ci sarebbero stati contatti tra il consigliere di Matteo Salvini per i rapporti internazionali, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, importante funzionario dell'ambasciata russa in Italia. Il diplomatico, tra le altre cose, avrebbe chiesto a Capuano se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo. Il documento però non trova conferme nei servizi italiani. Le indiscrezioni apparse sul quotidiano La Stampa, in merito all'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi, ha tagliato corto il sottosegretario Franco Gabrielli. Ma tanto basta far scoppiare polemiche e alimentare i veleni tra l'M5S e la nuova formazione di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro. Secondo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche sui rapporti fra Lega e Russia, fa il paio con l'endorsement del ministro russo Razov alla bozza di risoluzione presentata dal partito di Conte sulla vicenda ucraina. La stessa accusa rilanciata dal sottosegretario Manlio Di Stefano, secondo cui nei giorni della mozione sul sostegno all'Ucraina si sarebbe creato un asse tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, disallineato da quello euroatlantico dell'Italia. Le ragioni di questo asse filo Putin non le possiamo ancora sapere, di certo però la sequenza degli eventi è inquietante. Per settimane esponenti russi hanno attaccato personalmente sia il presidente Mario Draghi che il ministro Luigi Di Maio. Intanto in Italia l'ambasciata russa elogiava le posizioni del M5S in aula sui decreti Ucraina e lo stesso partito, insieme a Lega e Forza Italia, non esprimeva alcuna posizione netta contro l'invasione russa in Ucraina, ha evidenziato Di Stefano. La verità, come sempre, verrà a galla, ma due inizi fanno una prova e intanto possiamo dire con certezza che questa crisi ha avuto più di un complice e che Matteo Salvini ha molto da spiegare agli italiani e al Copasir. Il leader del M5S Giuseppe Conte ha replicato poco dopo: "Io non so che corbellerie possano dire altri. Il comportamento dei M5S e del sottoscritto è di chi non è andato in alcuna ambasciata russa né ha avuto contatti con ministri russi. Quando parliamo di politica estera lo facciamo dentro le nostre alleanze. Nell'interesse dei cittadini italiani. Che nessuno abbia la miserabile idea di gettare un'ombra sul comportamento M5S. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.